L'idea è semplice: risparmiare, cioè spendere meno, in modo da poter abbassare le tasse. La spesa pubblica ammonta in Italia alla bella cifra di 827 miliardi l'anno e il grosso dei nostri soldi va principalmente in pensioni, sanità e stipendi dei dipendenti della pubblica amministrazione, senza contare tutte le altre spese. E allora immaginiamo Serena con la sua pensione accumulata con 40 anni di lavoro, Luigi impiegato pubblico e Gregorio con la sua anca malandata. Luigi, soldato semplice dell'esercito di oltre 3 milioni di dipendenti pubblici, guadagna 1.200 euro al mese per fare l'autista del bus e mantenere moglie e figli. Come fai a tagliare? Puoi bloccargli lo stipendio? Fatto. Oppure, se è dipendente di una municipalizzata, licenziarlo. Ma che succede se lo fai? Per il comune è di sicuro un risparmio, ma per le casse dello Stato, alla lunga, è davvero una buona idea? Se Luigi perde il lavoro, addio tasse che paga, addio consumi, addio donna di servizio, addio figli alla scuola calcio. E addio alla lunga al lavoro della colf, della fruttivendola, dell'allenatore e così via. Non dimentichiamo poi che Luigi vota e tenderà a ricordarsi di chi gli ha fatto perdere il lavoro. Ma non è più semplice se prendiamo il caso sanità. Nonno Gregorio, con la sua anca malandata, ogni mese trotterella come può in ospedale per fare le terapie, che non paga perché è esente, visto che ha una pensione di 900 euro. Ora, se lo Stato decide di tagliare i trasferimenti alle regioni, può essere che le regioni facciano come annunciato e vadano a mettere mano proprio alla sanità, perché l'obiettivo è sempre quello di tagliare gli sprechi. Ma poi questi sprechi bisogna volerli e saperli trovare. Magari chiudono l'ospedale sotto casa di Gregorio, magari alzano il ticket o magari aumentano il biglietto del treno e allora ci rimette Lucia, la moglie di Luigi, che va a lavorare tutte le mattine col treno e speriamo che non le abbiano davvero licenziato il marito. A questo punto non resta che la pensione di nonna Serena. E qui si scoperchia il pentolone pensioni, che con i suoi 267 miliardi è il capitolo più ingombrante. Ma anche qui è facile dire che devono fare i sacrifici i paperon di paperoni che svernano ai Caraibi, però la realtà è che i nababbi sopra gli 8.500 euro lordi al mese sono poco più di 17.000. Il grosso sono le pensioni come quella di Serena, che ha lavorato 40 anni da impiegata e adesso con i suoi 2.600 euro al mese mantiene una casetta, la badante di mamma, il mutuo del figlio e si fa una vacanzetta d'estate, vale a dire che è un Onassis. E poi ci sono le pensioni, diciamo, dei poveri. Per esempio, il grosso capitolo pensione di reversibilità, che mica le vuoi toccare. Come lo diresti alla povera signora Ada, che ha cresciuto il figlio e i nipotini e ora è vedova, vive con la reversibilità di 800 euro del marito e una piccola integrazione sociale. Come fai a toccare questi due spiccioli? E se anche fosse come nonna Gina, che cumula due pensioni, la sua e quella del defunto, vuoi togliere a questa anziana vedova le sue gite domenicali? Tra l'altro, da quando è rimasta sola, le spese sono tutte a carico suo. Faglielo a dire. E per concludere non dimentichiamo, Serena, Ada e Gina, seppure col bastone, a votare ci vanno anche loro.